Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Terza domenica di Avvento, domenica della gioia. L'invito alla gioia fa da sfondo al tempo di Avvento. Attendiamo il Natale, certo, ma soprattutto attendiamo il ritorno del Signore nella gloria. E lo attendiamo con gioia, un po' come quando aspettiamo il ritorno di una persona che amiamo e non vediamo da molto tempo. Questa dimensione gioiosa emerge in particolare questa domenica, dove San Paolo ci ricorda: rallegratevi nel Signore sempre. E il motivo? Il Signore è vicino. Lui c'è vicino, sempre, anche nei momenti più difficili. Lui ci ama, ci ha redento, Lui ci consola in ogni nostra tribolazione. Pertanto, come ci ha ricordato il Papa, più siamo vicini a Lui, più siamo nella gioia. Più ci allontaniamo con il peccato, più siamo nella tristezza. Il Vangelo ci presenta la figura di Giovanni il Battista, che testimonia e confessa l'imminente arrivo del Signore Gesù. Da lui possiamo cogliere un punto fondamentale per vivere nella gioia. L'Evangelista lo introduce in maniera solenne. Venne un uomo mandato da Dio, venne come testimone per dare testimonianza alla luce. Da Giovanni nel deserto accorrevano tante persone e molti pensavano che fosse lui il Messia. Dunque avrebbe potuto approfittarne, tirare acqua al suo mulino, e invece no. Giovanni è umile, sa mettersi da parte. A Giovanni viene chiesto: chi sei? Lui dice chi non è. Non sono il Cristo, non sono la luce. Giovanni evita, per quanto possibile, di parlare di sé. Parla di un altro, prepara la strada ad un altro, rimanda ad un altro. Potremmo dire che Giovanni non è centrato su di sé, sa far spazio a qualcun altro. Come ha detto bene Don Fabio Rosini, fare spazio ad un altro è la vittoria sull'assolutizzazione del nostro ego. Cosa che invece non seppe fare, ad esempio, Erode. Erode, per non cedere il posto, per paura di essere detronizzato, ha fatto uccidere degli innocenti. Qual è il punto nel quale vogliamo entrare oggi? Per accogliere in noi il Signore, per sperimentare la sua gioia, è importante fargli spazio, non vivere come se fossimo l'ombelico del mondo. Pensate, Dio entra nel mondo grazie al sì di Maria, che gli fa spazio. Gesù entra sul campo della sua missione pubblica grazie a Giovanni, che gli fa spazio, disponendo la gente ad accoglierlo. Non solo, anche per poter annunciare e testimoniare veramente, gioiosamente il Signore, è importante che al centro ci sia Dio, non io, Dio. Ma come potrò annunciare la verità della sua parola se cerco consensi? Come potrò amare e testimoniare il suo amore se cerco me stesso, se assolutizzo il mio modo di pensare? Come potrò portare la sua gioia se porto me stesso, i miei problemi e i miei piagnistei? Quanta pace dà al cuore il non prendersi troppo sul serio, il sapersi mettere in discussione, il saper accogliere i propri limiti? Di contro, miei cari, come si vive male centrati su se stessi, tecnicamente diciamo egocentrici. Di cosa si tratta? In semplicità, l'egocentrismo è una caratteristica psicologica caratterizzata dalla tendenza a vedere il mondo esclusivamente dal proprio punto di vista. L'egocentrico si comporta come se fosse lui il centro di tutto, bastante a sé, poco attento e disponibile ad accogliere le prospettive degli altri, i bisogni degli altri, le sofferenze degli altri. Umanamente, una persona che vive per sé, autocentrata, non è cresciuta. Dobbiamo tener conto che più o meno dai 2 ai 6 anni attraversiamo la cosiddetta fase egocentrica. Il bambino è orientato a vedere il mondo con sé al centro, ritiene che tutto gli sia dovuto, assolutizza i propri bisogni, come se fossero improrogabili. Questa è una fase importante per lo sviluppo, perché il bambino pian piano inizia a identificarsi, a rendersi conto di essere un io e inizia a dire i famosi no ai genitori. Crescendo, aiutato,
possibilmente da una sana educazione, imparerà a rendersi conto degli altri, dei loro bisogni, esercitando anche l'empatia. Purtroppo alcuni adulti sono rimasti in questa fase e per capire quanto sia brutto vivere da egocentrici basta elencare alcuni tratti che possono essere più o meno presenti nelle persone egocentriche e che, attenti, possono toccare la vita di tutti, e ascoltarli ci aiuta a lavorare la terra del nostro cuore. Abbiamo detto che l'egocentrico si comporta come se fosse il centro dell'universo e tende a vedere le cose dal suo punto di vista, faticando a comprendere quello degli altri. Ha bisogno di essere al centro dell'attenzione, magari mostrandosi anche sicuro e magnifico, mal sopportando qualsiasi cosa possa metterlo in ombra. Spesso tende a parlare di sé o ne parla in modo eccessivo. Della serie, magari sei stato un discreto medico e ti presenti come se fossi un luminare tipo San Giuseppe Moscati. La persona egocentrica manifesta uno scarso interesse per gli altri, una scarsa empatia, ha un basso grado di ascolto profondo dell'altro. Tra l'altro, ha uno scarso senso di colpa o di rimorso per quelle azioni che recano danno o sofferenza agli altri. Si manifesta vulnerabile alla critica, tende ad assumere atteggiamenti di controllo eccessivi per sentirsi sicuro e padrone della situazione, fatica a gestire la propria parte impulsiva ed emotiva, specie quando si sente minacciato o percepisce l'altro come un potenziale nemico. Di conseguenza, fatica a relazionarsi, prediligendo rapporti di potere. E sa pure come mascherare il proprio egocentrismo, sa cosa dire e come porsi per difendere la propria immagine e attirare a sé. Miei cari, questo povero elenco, che forse ci ha toccati un po' tutti, ci aiuta a capire quanto sia brutto vivere così e vivere da infantili, cercando di mascherare la propria insicurezza esistenziale a discapito di sé e degli altri. Ben altra cosa è vivere da persone adulte. E il passaggio dall'età infantile all'età adulta si vede soprattutto in una cosa, che si passa dall'essere centrati su di sé, dal prendersi troppa cura di sé, al prendersi cura degli altri. Tutto questo mi ricorda una storiella semplice e bella. Un uomo fece un sogno di essere morto, di trovarsi davanti a San Pietro, che gli chiese: dove vuoi andare? In paradiso o all'inferno? E lui chiese prima di poterli vedere. Iniziò dall'inferno e trovò una scena che non si sarebbe aspettato. Una tavola enorme, imbandita con ogni prelibatezza. Tante persone sedute, ma tutte arrabbiate, nervose, aggressive. Perché? Tutti avevano le mani legate con delle enormi forchette. Tutti cercavano di prendere il cibo e portarlo alla bocca, ma le forchette erano troppo grandi e non ci riuscivano. Allora, subito dopo, andò in paradiso e trovò una scena analoga. Anche lì una tavola imbandita, bellissima. Anche qui vi erano delle forchette enormi, ma tutti erano sereni, sorridenti e felici. Perché? Perché ognuno imboccava la persona che aveva di fronte. Ecco, miei cari, il passaggio fondamentale per crescere, dall'assolutizzare sé al prendersi cura degli altri. Ora, dall'egocentrismo, senza entrare nella dimensione patologica e addirittura nel narcisismo, si può uscire coltivando alcune attitudini. Ad esempio, esercitarci nel contatto con noi stessi, per capire il perché di certi nostri atteggiamenti, quali sono le motivazioni che ci muovono. Esercitarci a praticare la gratitudine e l'empatia verso gli altri, provando a metterci nei panni degli altri, ed esercitarci nell'ascoltare gli altri, provando ad assumere anche il loro punto di vista. Ma alla radice di tutto, Giovanni Battista ci lascia il messaggio più importante: è libero dalla ricerca di sé, perché è decentrato da sé ed è centrato su Dio. Giovanni ha consapevolezza di sé perché vive sotto lo sguardo amorevole di Dio. È umile, consapevole del suo ruolo, della sua missione, ma anche dei suoi limiti. Di Gesù dirà: io non sono degno di sciogliere il laccio dei suoi sandali. Giovanni è consapevole di sé davanti a Dio e davanti agli altri. Ecco, miei cari, la condizione della gioia. Ecco la condizione fondamentale per crescere,
come uomini, come donne e soprattutto come figli di Dio, mettere al centro Gesù. I santi facevano questo, non parlavano di sé, non portavano a sé, non vivevano per sé, ma per il Signore, per essergli graditi, per fare la sua volontà e di conseguenza per essere dono per gli altri. In primis la Madonnina, la cui unica frase riportata nel Vangelo secondo Giovanni a mo' di testamento è: fate tutto quello che lui vi dirà. È vero, tutto questo comporta un cammino fatto di preghiera, di ascesi, di lavoro su se stessi, di riscoperta dell'essenziale, di rinuncia, di tutto ciò che appesantisce il cuore. Ma innanzitutto è un annuncio di liberazione interiore. È possibile non vivere per se stessi, è possibile avere un cuore libero e liberante, è possibile vivere per amore e per amare. Ecco ciò che viene a compiere il Signore Gesù nella nostra vita. Come dice San Paolo, egli ha dato la vita per noi perché non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e risorto per noi. In fondo è la fine della nostra solitudine, come quando ti innamori e scopri che c'è qualcuno più importante nella tua vita, che non sei tu, che c'è qualcuno per cui vale la pena dare la tua vita. Che bello, non siamo condannati a vivere per noi stessi, possiamo dare la nostra vita per ciò che vale, possiamo vivere per amore e per amare. Che questo avvento possa allora aiutarci a liberare veramente il nostro cuore nella gioiosa attesa del Signore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.